7 ottobre, prende altri 7 spiriti peggiori di lui. Vera prelibatezza per Satana era l'anima di Gesù. Dal primo istante della sua consacrazione messianica fino all'ultimo respiro sulla croce, la sua tentazione fu continua, inarrestabile, con modalità sempre nuove. Se lui fosse riuscito a farlo cadere anche una sola volta, l'opera della salvezza non si sarebbe compiuta e l'umanità sarebbe rimasta nella sua morte eterna. Satana non andò da Gesù con soli 7 spiriti, ma con tutti i diavoli dell'inferno e con ogni altro uomo da lui conquistato. Ogni vera prelibatezza di Satana è l'anima del Papa, del Vescovo, del Sacerdote. Se riesce a conquistarne una, tutto il gregge, da essi governato, si sbanda. Anche contro di essi non si presenta solo con 7 spiriti, ma con 1000, 10.000, 1 milione. In nulla si risparmia per la loro sottomissione al suo potere di male e di peccato. Sapendo questo, essi devono rafforzarsi in Cristo Gesù e divenire con Lui un solo corpo, una sola vita, una sola santità e preghiera. Solo Cristo ha vinto Satana e solo in Lui e per Lui lo possiamo vincere noi. Chi è senza Cristo, fuori di Cristo, è già schiavo del diavolo. Si esce dal regno delle tenebre solo quando si entra nel regno di Gesù Signore. Farisei, dottori della legge, capi dei sacerdoti, poiché sono contro Cristo Gesù, suoi acerrimi nemici, sono tutti sotto il potere del principe di questo mondo. Essi sono suoi strumenti per la distruzione di tutta la sua opera di salvezza. Di loro lui si serve per allontanare le folle. Solo Satana ha questa astuzia: dichiarare Satana il santo e il giusto in modo da fare attorno a lui terreno bruciato. Gesù non si lascia scoraggiare, attesta la sua purissima verità e prosegue per la sua strada. Li avverte però che essi sono preda del principe del male. Essi sono stati da lui conquistati. La loro, solo apparentemente, è religione verso Dio. La loro religione è tutta a servizio di Satana. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri, poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Luca 11:15-26. Nulla è più nefasto per il mondo quando la vera religione, tutta protesa al servizio del Signore, si trasforma in religione che cura gli interessi di Satana. Nulla è più deleterio per l'umanità della vera luce, che diviene tenebra e viene somministrata come luce purissima. Avviene quando ad una persona morsa da un cobra si dona, come siero per la sua guarigione, una dose massiccia di altro veleno, anzi di un veleno ancora più tossico e letale. Quando una religione cura gli interessi di Satana, non vi è più salvezza in questo mondo. In verità, molte religioni curano gli interessi del principe di questo mondo. Anche molti che si dicono di religione cattolica sono a servizio di Satana, suoi stipendiati,
per propagandare le sue falsità in nome del Vangelo. Tutti possiamo divenire servi del male. È sufficiente allontanarsi dalla luce radiosa della parola di Gesù. Siamo tutti messi in guardia. Anche i più santi e i più giusti devono sapere che Satana vuole nutrirsi della loro anima. Per conquistarla non si dona pace. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, liberateci da ogni tentazione.